siccome qui tra di noi abbiamo anche Orazio, allora dobbiamo per forza riferirci a un cantore di Roma. Ma ci sono stati altri cantori, molti. Altri cantori, come questo, che è stato un grande poeta inglese, che è venuto a ispirarsi a Roma, perché era l'epoca in cui l'Inghilterra aspirava all'impero. E quindi i grandi poeti dell'impero che si stava creando venivano a ispirarsi all'impero di Roma. In questo caso abbiamo... No, era già creato perché Sabiton è di fine... Marcolese. Ma è di fine 800, quindi... No. Sì, come no? Come no? No, è di prima. Allora, Thomas... Leggi? Babington Macaulay. Vedi la biografia? Eccole qui a fondo. Nacque? Non è come Totò che dice io non acqui. E l'andiamo a cercare. Mark Babington. I canti di Roma antica, Lays of Ancient Rome, di Tommaso Babington Macaulay, furono ispirati a quel periodo metodo critico che sugli inizi del secolo XVIII. E allora? All'inizio del secolo XVIII. 1700. Ah beh, quindi 1750, 1730. Fu applicato alla storia primitiva di Roma e ne trasformò l'interpretazione. Secondo tale metodo, non creato ma vigorosamente propugnato dal Niebuhr e largamente accolto, le parti evidentemente favolose o drammaticamente poetiche di quella storia deriverebbero da frammenti di antiche poesie popolari. Giusto, verissimo. Fu ricordato che è comune ad ogni popolo giovane di favoleggiare poeticamente sulle proprie origini e sul proprio passato più o meno ignoto, e di celebrare i versi, avvenimenti ed uomini segnalati di tempi più vicini, ornando un nucleo di verità con circostanze meravigliose o sovrumane conformi alla indole popolare. Perché noi abbiamo voluto rivalutare questi concetti? Perché la mitologia romana è vera. La figura del mito romano è una figura popolaresca. È vera comunque. Popolana. Cioè, è molto più vero. Infatti... Anche gli imperatori caldeggiavano fortemente la credenza nei miti religiosi. E certamente. Perché stabilizzavano l'umore del popolo. E beh, comunque è molto più vero Zeus di Avese. Ah, certo. Ecco, quindi, per noi comunque è più vero. E chiunque che va in giro a parlare del passato e pretendendo di imporre proprie religioni, proprie mitologie, peggio se orientalizzanti, e se ne vada a fanculo una volta per tutte, perché devo continuare a sentire parlare dei pretacci, i quali dicono che Zeus non è vero, ma invece è vero, Yahweh, andassero... Non comprovando e portando nessuna prova... Sì. A favore della loro tesi piuttosto che all'altra. E allora diciamo che sono tutte invenzioni della mente umana. Ma io preferisco le mie. Certo, ognuno preferisce le sue. Certamente. Senza nessuna preminenza di uno o l'altra. Esattamente. Basta ricordare che prima dell'editto di Costantino, di Teodosio del 393, era apparentemente, diciamo, dichiarato dai cristiani, c'era in corso una una specie di controffensiva all'azione di aggressione da parte della cristianità, certo, dei cristiani, certo. E quindi vari imperatori avevano posto dei limiti dal grande Giuliano Flavio. No, ma prima di lui c'è stato Diocleziano, Traiano, certo. Ci sono tantissimi, per certo. Circa 200 anni hanno tentato di opporsi. Loro che avevano combattuto contro i barbari non certo. Sono stati capaci di combattere questo veleno. Perché quello instillato. Era un'iniezione endovenosa, arrivava dall'interno. È naturale. Arrivava dall'interno e quindi non avevano pregresse esperienze di come gestire la questione. Adesso noi però la lezione l'abbiamo imparata cari molto amici. Bene. Molto. Non ci fregano più.
né Franceschiello né Soros, i due associati di sempre, perché Soros associato a Franceschiello corrisponde ai Fugger associati ai vari papi che Paolo V, diciamo, Paolo V Borghese, tanto per dirne una. Ricordiamo che i borghesi si chiamavano bourgeois, borghese, perché erano usurai. Certamente. Perché i bourgeois erano gli usurai, non i borghesi abitanti del borgo. Perché le usure stavano nel borgo. È naturale. Cominciamo a rileggere le parole, la semantica. Esattamente, oppure per dilatazione del concetto. Certo. Allora, siccome qui c'è Orazio e siccome qui c'è un canto dedicato al grande Orazio... Non io, no, l'altro. Coclite. No, Coclite era quello cieco. No, Coclite. Oh, Orazio, Coclite, quello che difese con il gladio il passaggio del ponte. Io pensavo a Orazio il poeta. No, questo è Coclite. Orazio Coclite era quello che difese il ponte. Da solo. Allora, Orazio, disse il console, sia fatto quanto si vuol da te. E pronti incontro alla grand'oste mossero gli imperterriti tre, che terra ed oro e sposa e figli e vita sprezzava. Il vero io dico, nelle guerre di Roma ogni romano nel prode tempo antico. No, bisogna dire una cosa. I romani facevano la guerra di persona. Certo. Nel senso che facevano come cavalieri medievali, cioè combattevano, erano combattenti nati, si spesavano, certo, ma si mantenevano durante il periodo di guerra, quindi non è che il condottiero armasse dopo Giulio Cesare, si faceva prestare i soldi dagli usurai per fare le guerre, certo. Ma al tempo della Repubblica era ogni singolo cittadino che decideva se andare in guerra poi mette in azzardo il fatto di essere ucciso e di eventualmente vincere e nel caso di vittoria partecipare alle razzie. È naturale. Al saccheggio. Alla spartizione dei beni conquistati. Infatti a Veio tutti gli abitanti, gli assalitori che entrarono in Veio da conquistatori insieme a Furio Camillo furono assegnati a ciascuno di loro 3 iugeri e mezzo di terreno fertile, oltre a tutto quello che si era potuto razziare di oro, così di argento, così imparano quelli di Veio. Poveracci. C'erano prima loro, prima che i romani, Veio esisteva prima di Roma. Allor non eran parti, allor devoti erano tutti allo Stato. Giusto il riparto delle terre, giusto delle prete il mercato. Eccolo qua. Allora largo agli umili era il grande, l'umile ai grandi amico. I romani vivevano come fratelli nel prode tempo antico. È vero. Oggi, assai più che lo straniero, è in odio il romano al romano. Oggi il tribuno addenta ai grandi. Era talmente vero questo qua, che erano fraterni, che i romani si consideravano non figli della famiglia ristretta, ma figli della tribù, del clan. Della Dea Roma, della Madre Roma, grande Madre Roma. No, delle 9 tribù che componevano inizialmente la grande Madre Roma. Oggi il tribuno addenta ai grandi, il grande agli umili è inumano. Siamo ardenti. Le cosiddette gens. Gens, Iulia e compagnia bella. Siamo ardenti nel foro e freddi in campo. Così contro il nemico nessuno pugna più come pugnavasi nel prode tempo antico. Mentre affibbiano i tre più saldamente la lorica sul petto, già il console egli stesso e tutti primo la scura in pugno ha stretto. E patrizi e plebei, ghermite a gara, spranghe, leve, martelli, sopra troncon l'assito, sotto scalzano i robusti puntelli. In quel mezzo l'esercito d'Etruria, vista che in vero abbaglia, rinfolgorando il sole meridiano, avanzava in battaglia, fila a fila, siccome lucide onde d'un mare immenso d'oro. Da 400 trombe un esultare guerrier squilla sonoro, mentre aperti vessilli, basse l'aste, scendon le schiere a piè, del colle ove ristanno in campo al ponte gli imperterriti tre. I tre silenti e calmi sui nemici affissavano lo sguardo.
non erano i magnifici sette, ma erano i magnifici tre. Beh, il numero tre, catartico, sì, molto più del sette. I magnifici sette l'hanno preso da qua, ricordiamoci bene. I tre, silenti e calmi, i suoi nemici affisavano lo sguardo e proruppe uno scroscio alto di risa da tutto l'avanguardo. Dalle file spronarono tre duci, scavalcarono di salto, trassero le spade, alzarono gli scudi e corsero all'assalto. Dalla verde Tiferno, Auno, signore del monte delle vigne, Seio, cui mille schiavi in Ilva stentano nelle cave ferrigne, e Pico, sempre la superba Clusio, soggetti in pace e in guerra, che conduce a battaglia un poderoso stuolo dell'Umbra Terra. Di là dove il castello di Nequino, dalla petrosa balza cinto di torri sopra l'acque pallide del Nar, torvo s'innalza. Il forte Larzio corre ad Auno e sotto nel fiume lo trabocca. Erminio colpì Seio e il capo a lui partì fino alla bocca. Il prode Orazio, eccolo qui il prode Orazio. Col cazzo che lo freghi. Il prode Orazio un colpo solo a Pico vibrò e il dorato arnese dell'Umbro Altier sulle corrente zolle alto sonar s'intese. Allora di subito Ocno di Faleri sui tre corsi a pugnare e di pari con lui l'ausolo Durgo. Ocno, il ladrone del mare. Ocnus, che significa? Boh. Non mi ricordo manco io. E Arunte è un aggettivo attributivo, è un attributo fisico. Sì, ma una cosa fisico. Che capita molto spesso, ma in questo momento no. E Arunte di Volsinio, che trafisse la belva paurosa. Allora, parliamo di Faleri Novi e di Faleri Veteres. Anzi, no, Faleri, era Faleri Veteres e di Bolsena. Volsini era Bolsena. Volsini era attribuito a volte a Bolsena, a volte a Orte. Era Ocno, sì, adesso me lo ricordo, è una denominazione fisica di un ente, di una, è qualcosa di fisico. È un nome di internet. Il gran cinghial cui furono covo i giunchi della palude della palustre cosa e sui piani d'Albinia usava i colti guastati. Cosa, ricordiamo che cosa era la città di vicino Bologna. Bologna. Vicino a Bologna, cosa era la città etrusca vicino a Bologna? Erminio. Prima che arrivassero i Galli Boi. Da non confondere con i Galli Buoi. I Galli Boi, Boi. Non come Boi, il ragazzo Boi. Boyfriend. Boyfriend. Erminio uccise Arunte. Arunte chi era? Beh, Arunte. Era lui, era uno dei tre. Assolutamente no. Chi era? I tre stanno ancora lì che uccidono i capi di... Allora, Arunte, gli altri erano i capi Arunte di... Arunte è un luogo. No, Arunte era uno di quelli che delle schiere di Etruria si sbalzavano e sbraitavano contro i tre, capito? Certo, lo so, prima che arrivasse tutta la folla dell'esercito. Certo. Ocno fu steso per man di Larzio a terra. Il prode Orazio... Larzio era Lars. Sì, Lars. In etrusco Lars. Il prode Orazio all'ausolo nel cuore dritta una punta sperra. E qui giaci, gridò, truce pirata. Non più folla sgomenta dovrà spiar dai mari d'Ostia il solco della nave cruenta. Né dovranno i coloni di Campania fuggire ad antri e vette selvose nell'apparir delle tue vele, tre volte maledette. Or nel campo nemico più non sode delle risa il rumore. Uscì da tutta l'avanguardia un urlo di selvaggio furore. Sostò lo spazio di sei lance addietro quella folta ordinanza, per alcun tempo sull'augusto passo niuno a pugnare avanza. Asture, ecco si grida, ed ecco s'apre quella folta ordinanza. E maestoso il gran signor di Luni rapidamente avanza sull'ampia Luni, spada. Altra città etrusca vicino a Livorno. Rapidamente avanza, sull'ampie spalle il quadruplice scudo rimbomba in cupo suono. Guizza in man la sua man, la spada ch'altre braccia a te levar non sono.
sorrise a quegli impavidi romani d'un calmo altier sorriso, poi con sprezzo ai peritosi etruschi alquanto guardò fiso. Il branco dei lupatti alla difesa sta con selvaggio ardire. Disse: ma voi, se sgombra Astur la via, oserete seguire? Poi, rotando a due mani la spada in alto, piombò rapidamente sul prode Orazio. Oi, te sempre, sempre con te, prode, cioè, sempre prode. A disviare il colpo con lo scudo e la daga, che se non giunse l'elmo a lui la coscia aprì di larga piaga. Ruppero gli etruschi in un clamoroso dirotto di gioia al rosso fiotto. Vacillò, si poggiò ad Erminio un solo istante, indi improvviso, qual piagato in furor, gatto selvaggio balzò d'Asture al viso, e per entro alla bocca al cranio all'elmo vibrò colpo si fiero, che la spada uscì in palmo oltre la nuca dell'etrusco guerriero. Così para l'etrusco. Cadde riverso il gran signor di Luna alla mortal ferita, come quercia sui monti dell'Alverno dal fulmine colpita. Pel conquassato bosco i rami enormi qua e là giacciono spessi, guatano all'arsa cima i pallidi auguri, auguri, bisbigliando sommessi. Piantò saldo il tallone sulla gola dell'etrusco signore Orazio e sconficcò l'acciar più volte strappando gran vigore. E vedete, gridò, quale accoglienza chiari spiriti e ospiti v'es usata. E chi tra i lucumoni ancora la nostra mensa romana è grata? I lucumoni erano i comandanti religioso laici che comandavano le 12 città sede di Lucumone etrusche. E con questo chiudiamo. Alla sfida superba tra quel fulgido stuolo in un sol momento corse confuso e cupo un fremer d'ira, di scorno, di sgomento, ivi di prodi e per linguaggio illustri non era già penuria, che tutti al fatal passo erano attorno i più grandi d'Etruria. Ma il cor tremava ai più grandi d'Etruria, capisci? Il cuore gli trema. Un culo così. Veggendo innanzi a sé i cruenti cadaveri e sul passo gli imperterriti tre. E dall'ardito orrendo ove quei forti romani erano ristretti rifuggivano tutti come sciame d'incauti garzonetti che correndo la selva a scovar lepri scontrano la nera fossa dove un vecchio orso fiero mugulando giace tra il sangue e l'ossa. Ora a condurre il periglioso assalto non c'è chi primo avanzi. Innanzi gridano quei dietro, addietro gridano quei dinanzi, ed ora addietro e ora innanzi ondeggiano quelle profonde schiere, vacillano sul gonfio mar d'acciaro sospinte le bandiere, e delle trombe il trionfal clangore di tratto muore. E con questo qui lo chiudiamo, perché cari amici voi sapete che bastano tre che a fermare tutte queste schiere di lucumoni, di pseudo-lucumoni, di figli di puttanoni, che sono sempre quelli che circondano i veri romani. Dopodiché, cari amici, saltiamo di palo in frasca, perché c'è una cosa molto importante. Allora, questo è un vecchio testo degli anni 60. Io ho avuto il piacere di fare parte di un gruppo di studiosi che si incontravano per discutere i problemi posti da questa persona qui, da terapia centrata sul cliente, di Rogers, e questo è un libro del 1964 che tratta appunto di un argomento molto importante. Si chiama Counseling and Psychotherapy del 1942. Il comportamento del terapeuta è descritto con una certa precisione. Qui ci si pone il problema di un rapporto democratico nei confronti paritario del terapeuta nei confronti del paziente. Non a caso il libro è scritto con un titolo che facciamo vedere, La terapia centrata sul cliente. Perché? Perché quando è stato scritto sul cliente, non sul paziente. Quando è stato scritto questo libro, quelli che noi oggi chiamiamo pazienti, per i medici di allora erano puramente clienti e li trattavano come clienti. Il passaggio, questo salto di qualità fu proposto
negli anni 60, vi dicevo, era l'epoca in cui io collaboravo con la rivista La Coscienza del Medico, e questo gruppo a cui io ho fatto riferimento era un gruppo di medici della Lombardia che ci seguiva e scrivevano degli articoli sul loro argomento, che era quello della trasformazione del rapporto tra medico e paziente, che doveva essere appunto il medico doveva valutare il paziente non come paziente o come cliente, ma come un pari che ha bisogno di un certo aiuto, ma deve avere il concetto dell'aiuto. Cosa sono stato fatto vedere questo libro, perché a qualcuno capitasse sarebbe bene che lo comprasse. C'era una frase che io avevo sottolineato, ma evidentemente l'ho persa di vista. Lo voglio far sapere perché? Perché oggi noi stiamo vivendo un clima particolare. Da parte del potere si cerca di ripristinare un rapporto di potere e di dominio nei confronti di quelli che devono essere considerati come vittime sacrificali, cavie di ogni tipo, come ci rappresenta il famoso decreto dei 10 vaccini Lorenzin, contro il quale moltissimi italiani hanno reagito, perché hanno capito perfettamente che si trattava di un processo di ulteriore oppressione ideologica. De-democratizzazione. Esattamente. Allora, per farvi vedere alcune cose, come questo decreto sia in sostanza criminale, vi leggo alcune cosette. Questo è un libro Fast molto importante. Science. Questo è un libro molto importante. Un esempio allarmante del processo per cui il mezzo diventa il fine ci viene fornito dalla autoreferenzialità della biomedicina. Il paradosso consiste nel fatto che la ricerca di nuovi farmaci e nuove terapie continua a essere oggetto di grandiosi investimenti, nonostante stia segnando il passo in termini di risultati. Un impasse segnalata negli ultimi anni dal calo quasi senza precedenti del numero di brevetti per i nuovi farmaci. Ora vedete bene cosa significa l'investimento, perché in questi casi è bene che voi vediate di nuovo dove viene perfettamente sottolineato. L'investimento non è alla ricerca disperata di qualcosa utile per pazienti e poi collettività. È semplicemente perché deve giustificare il fatto che loro poi inventano delle malattie, terapie, inventano delle malattie, inventano degli strani prodotti che non servono a niente, ma nella sostanza servono a consumare, a creare dipendenza. Consumare, creare dipendenza e facilitare un rapporto di dipendenza del paziente nei confronti del medico, di quello che gli prescrive quella medicina. Questo è una cosa. Un'altra cosa che vi leggo è questo. Questo è un libro di cui vi consiglio la lettura, recentissimo, e c'è qualcosina che qui che voglio leggere che è veramente interessante. Interesse privato. I miei colleghi francesi parlano di gnocchizzazione della società riferendosi all'opera teatrale scritta dal famoso Gilles Romain nel 1923, è intitolata Knock o Il trionfo della medicina, adattata nel 1951 per il grande schermo con il grande Louis Jouvet nel ruolo del protagonista. È una magnifica esplorazione dei potenziali interessi privati dei professionisti della salute. Le sue lezioni non sono ancora state imparate. L'eponimo dottor Knock rileva un'isolata condotta rurale dove i pazienti sono autosufficienti e consultano di rado il medico. Il suo predecessore si godeva il tempo libero, ma guadagnava assai poco. Il dottor Knock gli racconta di avere scritto una tesi. Knock, si dice Knock. In tedesco, questo è il tedesco. Ah, tedesco? Vabbè, Knock, allora sì. Non no, è un knockout, è uno knock in. No, perché knockout si dice knockout. Lo so.
una tesi di 32 pagine in ottavo dal titolo Sui presunti stati di salute. Attenzione che questo è importantissimo, cioè noi abbiamo un tentativo chiaramente visto anche da ignoranti cittadini che però intelligentemente hanno fiutato il rischio, no? Dell'operazione di inquisizione di cui sarebbero state comunque vittime, perché il principio inquisitorio gliene frega assai delle cose su cui inquisire, ma gli interessa di trovare un poveraccio, il contrario di questo qua, un poveraccio il quale a un certo punto risponde, si sente alle requisiti del reo, sì, e il quale a un certo punto, una volta interrogato, si spaventa e non sa più dove sbattere. Tempo fa, in uno degli ultimi video che abbiamo fatto, uno degli ultimi in quest'ultimo anno, dove si faceva vedere appunto in un libro molto bello dedicato alle porcate della Chiesa, dove si vedeva, faceva vedere come questi poveracci accusati, soprattutto gente che stava nelle Americhe, parlo dell'America del fine 500 inizio 600, accusati di eresia, venivano catturati e tenuti carcerati e portati in Spagna, dove dovevano essere inquisiti. Nel contempo però, in tutto il tempo che passavano nelle stive e nelle navi, impazzivano completamente, non sapevano più quello che dovevano dire, non sapevano più che cosa immaginare, accusavano se stesse delle peggio cose. Questa è l'inquisizione, capito? Quindi quando tu instauri un sistema inquisitorio, l'unica possibilità è quella di tagliare subito la testa agli inquisitori, se no finisci male. Andiamo avanti. Una tesi di 32 pagine in ottavo dal titolo Sui presunti stati di salute, preceduto da un'epigrafe che l'ho attribuito a Claude Bernard. Le persone sane sono persone malate, che non sanno di esserlo. Questa è la cosa. Le persone... In effetti è vero, perché la salute è una formula di equilibrio fra le malattie. Sì, ma una malattia dipende dal fatto che mi dici che sono malato. Se io ho una chiara disfunzione, lui ad esempio non gli tira l'uccello, è una chiara disfunzione. A lui. È una chiara disfunzione lui, che lui percepisce. Ma se non la percepisce, che cosa succede? Succede niente, capito? Allora la malattia è una condizione. Tu sei malato, tu sei eretico, non è devi tanto, pigliare questa medicina. Non sono tanto io che la percepisco quanto le mie, amanti eventualmente. Sì, le tue amanti che percepiscono che tu percepisci. Il dottor Knock comincia a accordare appuntamenti gratuiti ogni lunedì mattina, attenzione, e pianifica un programma di educazione pubblica il cui intento deliberato è di terrorizzare tutti circa il proprio stato di salute. È quello che devi aver paura dell'ignoto, così vai dal prete che ti dà la comunione, il prete e ti dà la soluzione, baci il cordone e ti dà la soluzione. Il prete dice appunto, e se vuoi la soluzione bacia pure sto cordone, ma io che non voglio baciare il cordone, io semmai bacerei la gnocca, che dici tu? Allora vedi bene che le cose non stanno così. Allora a quel punto però sopravviene la medicina. Qui noi viviamo oggi in un, questa è un medico recente che ha scritto un libro questo, molto recentemente, dove ti fa vedere che tutte queste storie di prevenzione corrispondono esattamente al terrorismo, perché quando incominciano a dire ti verrà terrorismo quello, di Stato ti fa i falsi attentati, dove ammazzano tantissime persone, creano lo stato di urgenza, di allarme, di allarme, e mettono leggi liberticide e mettono sulle strade i carri armati. E l'esempio è tipico a quello dei vaccini: ti verrà la lebbra, ti cadranno i coglioni, qualcuno ti strapperà i peli del culo, cazzo, allora dai, se io mi devo far strappare per il culo, tant'è vero che mi faccio un vaccino, no? Comincia a accordare appuntamenti gratuiti, no? Oltretutto. No, gratuiti che non paghi te personalmente, ma paga la collettività. Dopo, perché dopo. Di gratuito al mondo non esiste niente. Le tre leggi della termodinamica sono chiarissime. Esattamente. E pianifica un programma di educazione pubblica il cui intento deliberato è di terrorizzare tutti circa il proprio stato di salute, segnalando ogni minaccia occulta cui potrebbero essere esposti. E gli mostra senza ombra di dubbio sulla base... occulta o palese, cambia poco, Sì, vabbè, ma lui
lui invita questi villici, i quali stavano benissimo, certo. Quando si ferivano le mani ci pisciavano sopra e guarivano subito. A me da ragazzino facevano così, quando ti ferivi pisciavi sopra, fine la storia. Perché non lo fanno ancora adesso, per fortuna che non gli diano gli antibiotici. Quello può andarsene in giro, vabbè, l'immagine stessa della il salute. Il potere dell'urea è fortissimo. È sulla base di casi documentati che uno può andarsene in giro, l'immagine stessa della salute, lingua rosa, appetito eccellente, tuttavia albergare nei recessi del proprio corpo miliardi di cattivi batteri. Chiamalo Lorenzin. Siamo vivi perché abbiamo 100 miliardi di batteri, sennò col cazzo viviamo. Chiama Lorenzin. Di virulenza così estrema da essere in grado di infettare l'intera regione. Sconvolge il farmacista locale suggerendo che in forza di questo fatto tutti gli abitanti del distretto sono in linea di principio nostri clienti potenziali. Ma ti ricordi che Lorenzino non conosceva la differenza tra virus e batteri? Ma tu frega sai. È come quando l'inquisitore non sapeva che differenza c'era tra l'inferno e il paradiso. Accusava un poveraccio, no? Di avere ballato col demonio. E lui diceva, ma cari demoni, ma chi l'ha mai visto? No, ma come è fatto così? C'ha le corna, c'ha la coda, c'è l'uccello pendulo. Il dottor Knock dichiara che salute è una parola che potrebbe benissimo essere stralciata dal dizionario, capito? Cancellatela. Quel che vedo sono persone più o meno affette da un numero più o meno grande di malattie, di virulenza più o meno elevata. Naturalmente, se si insiste a dire loro che stanno bene, saranno bene contente di crederti. Ma se le stai illudendo, la tua sola scusante può essere che hai già troppi pazienti per accettarne di nuovi. Vedi come dice Knock. Per ogni paziente gioca sui sintomi più lievi per suggerire la presenza nascosta di una malattia grave e arriva a imporre regole rigide riguardanti riposo, dieta, trattamento e controllo. Per ognuno dei pazienti che va a farsi visitare escogita il modo di fare una diagnosi grave che richiede un trattamento lungo e costoso e un monitoraggio serrato. Non c'è paziente che non se ne vada in preda alla paura. Allora questo è appunto quello che viene chiamato oggi sovradiagnosi, dove ti inventano tutte le prevenzioni che vuoi, ti fanno fare milioni di prove e controprove che non servono assolutamente un cazzo. Finché alla fine trovano... No, non trovano proprio niente, la persona è terrorizzata. Ha già speso tutti i soldi per farsi le previsioni. Tu non ti ricordi che ti ho raccontato la storia di mio cognato che gli hanno tolto la patente per aver fatto l'alcol test? Sì. E hanno fatto un primo alcol test e non rientrava nei parametri censurabili. Sì. Hanno fatto venire un altro apparecchio alcol test da una stazione dei carabinieri di un'altra provincia, non ha funzionato manco quello, alla fine sono andati dentro l'ospedale dove c'era un altro alcol test e quello finalmente ha ravvisato e hanno preso per buono quello è, come si dice? Quella è una truffa organizzata. No, quella è una perversione. Sovradiagnosi, vabbè, perversione, truffa organizzata. Capito? Cioè hanno fatto in modo che dovevano riscontrare che lui era ubriaco. Esattamente. Capito? E quella si chiama... C'è un termine esatto come reato, è un tentativo... Comunque noi queste cose le chiamiamo, gli hanno dato il nome sovradiagnosi, tutta questa massa di proposte a scopo preventivo che invece instillano nelle persone il terrore di malattie nascoste e chissà come emergeranno o usciranno fuori. Vai, parla. Dopo lo leggo. Nel giro di 3 mesi il buon Knock ha un numero talmente alto di pazienti affetti da malattie croniche in trattamento intensivo che l'albergo della città viene convertito in lucroso ospedale. Tornato a fargli visita, il vecchio medico conclude: beh, se la gente è stanca di star bene e vuole offrirsi il lusso di star male, cazzi suoi. Perché dovrebbe negarci questa esperienza? Va tutto a foderare le tasche del medico. Knock fu scritto in forma di commedia, ma la sua capacità di prevedere gli sviluppi della medicina nel corso dei decenni successivi è stupefacente e in ultima analisi più spaventosa che divertente. Oggi l'interesse personale opera in tutti i campi della sanità,
orientato dal profitto commerciale nelle industrie farmaceutiche e produttrice di apparecchiature mediche e dagli incentivi del pay-off performance negli ospedali e nelle unità sanitarie locali. Quindi, più il medico trova malati e più viene pagato, cari amici. Sappiatelo. E per concludere, io vi leggo un'altra cosetta che è interessante. Anzi, prima mi ero preso un appunto per farvi vedere l'inconsistenza di tutte queste cose che noi chiamiamo sovradiagnosi. Circa un mesetto fa c'è stata una intervista, non ricordo bene dove, in cui c'erano alcuni contendenti sempre in relazione alla legge sui vaccini. Il noto dottor Miedico, che di caso si chiama come se fosse medico, Miedico, nomen omen, sì, sempre al solito, no? Famoso dottor Miedico, di cui avevano sparso la notizia che era stato mandato via dall'ordine dei medici, che lui ha detto assolutamente non è vero, nessuno mi ha mai mandato via, quindi anche truffe di questo genere portate. Giri anche all'interno dell'opposizione, sì, al regime, esatto, per prevaricare gli altri, esatto, per prendere visibilità e per essere in qualche modo superiori e quindi utilizzare il dissenso per pro domo sua. Esattamente, no? Esattamente. E questo dottor Miedico citò una cosa che noi sappiamo perfettamente, e cioè, attenzione che io sto spiegando una cosetta che non riguarda proprio quello che ha detto Miedico. Miedico ha detto che quando sono incominciate a entrare in funzione i vaccini, buona parte delle malattie, tu me lo puoi confermare, infettive erano già sparite da anni. Allora, uno dei due contendenti... Ma non è che l'ha inventato lui, ci sono tutte le statistiche e i diagrammi da un secolo a sta parte. È quello che voglio dire. Allora, il dottor Miedico ha citato questo dato, e uno dei due contendenti, attenzione, ha detto, ma lei mica può dire queste cose. Allora, cioè questo contendente, dimostrando la propria idiozia, la propria ignoranza. Questo contendente, che se fosse stato un contendente onesto, io l'avrei detto, ma lei è un ignorante assoluto, avrebbe dovuto esibire una letteratura alternativa. Certo. Questa era andata alla discussione senza nemmeno avere la cultura di portarci dietro un testo, indipendentemente dal fatto che il testo gli desse o meno ragione. Certo. La dimostrazione che questo, invece di essere un idiota, fosse una persona che come minimo ha letto qualche pubblicazione sull'argomento. Certo. Quindi questo è lo scontro. Noi abbiamo quelli acculturati, che sono tutti sistematicamente nemici e lo dimostriamo perché, del decreto Lorenzin, e idioti integrali sul tipo di Busone, come si chiamava quello stronzo? Sburione, il quale dice, io sono la scienza, io so tutto, invece sa un cazzo. Tanto è vero che non sa un cazzo, che io vi leggo una storia che pochi conoscono. No, secondo me è tipo Edison, che lui non sa un cazzo di niente, però quel suo ufficio brevetti funziona benissimo e si accaparra tutte le... Sì, ma c'è un altro livello. Edison qualche cosa la sapeva, la lampadina l'ha inventata lui sul serio, però ad esempio le invenzioni di Tesla se le ha spacciate per sue Edison. No, se ne impossessate, non solo, certo, ha utilizzato la sedia elettrica facendo morire nella massima sofferenza proprio per dare addosso a Tesla. Allora, la storia lì è lunga, cari amici. Questo è un libro che chiunque dovrebbe leggere, ma io vi leggo soltanto la parte, vabbè, diciamo che è la parte superficiale di quello che sappiamo noi, diciamo, ecco. Il caso dei microbiologi scomparsi. Ricordate i 15 microbiologi di cui si è parlato, recentemente morti in modo inconsueto? Diciamo di che anni è stato scritto il libro? Il libro, ma questo riguarda la SARS. Hanno fatto prima di agire, dunque, il libro... Ambientiamo cronologicamente. Sì, questa è la sesta edizione, 45.000 copie, io mi stupisco, qui ci sono libri che vengono tradotti in italiano.
sono venduti, ci fosse uno che li leggesse in pubblico come li sto leggendo io. Come sono finiti questi libri? Ma qualcuno li ha letti, di quelli che li hanno comprati? Ma non è detto, non è detto. Può darti anche che le facciano sparire. Guarda, io domando a distanza di 2 o 3 mesi a quelli che comprano il mio libro, a oggi ne avrò venduto qualche centinaio di copie, solo uno mi ha detto che mi ha fatto delle domande, sì, che mi ha fatto capire che lui l'ha studiato, l'ha letto e ha cercato di capirlo. Sì, sì. Cioè, uno su qualche centinaio. Esattamente. Allora, questo è del 2002. Quindi gli altri l'hanno comprato e messo lì da una parte. Ricordate i 15 microbiologi di cui si è parlato? In modo morti in modo inconsueto, 15 microbiologi, non se ne ricorda più nessuno. La maggior parte è stata esplicitamente ammazzata. Gli altri hanno avuto strani incidenti. In varie parti del mondo non era molto credibile che avessero tutti a che fare con un fenomeno a modo suo modesto come le lettere all'antrace spedite in America nell'autunno 2001. Quindi, a meno che non si voglia credere al verificarsi di una sequenza di coincidenze davvero estrema e virtualmente impossibile, doveva esserci qualche ragione più importante per darsi la briga di farli fuori. Più importante. Cosa è successo recentemente di nuovo in campo microbiologico che sia più importante delle lettere all'antrace? L'epidemia di SARS, non c'è paragone. Di solito si uccidono gli scienziati quando sanno qualcosa che sarebbe meglio che non sapessero, e li si uccide prima che essi rivelino ciò che sanno. Vi devo dire di più? Questo è metodico, è una prassi metodica. Non potrebbe essere, attenzione, non potrebbe essere che gli scienziati uccisi sapessero qualcosa in merito all'epidemia di SARS che sarebbe sconveniente che si venisse a sapere in giro? D'altra parte, cos'altro di sconveniente potrebbero avere saputo tali scienziati, tanto da far decidere qualcuno per la loro soppressione? Attenti bene a come rispondete a quest'ultima domanda, perché la risposta che temete di più potrebbe in realtà essere la più gradevole e auspicabile tra le ipotesi praticabili. Se i 15 microbiologi recentemente morti in condizioni misteriose in giro per il mondo sono stati uccisi per ciò che essi sapevano in merito alla SARS, questo significa che, a dispetto di quanto probabilmente credete, ci è probabilmente andata bene anche stavolta. L'alternativa è infatti molto, ma molto più allarmante. Rimettetevi nei panni del potente signore dei servizi segreti con un know-how, il potere e la mancanza di scrupoli necessari ad avviare operazioni di guerra biologica. Supponete che il progetto Sfoltimento Umanità sia stato redatto in tutti i suoi particolari, sono già stati decisi e approntati i virus da usare, le varie malattie sconosciute hanno già tutti il loro suggestivo nome di battesimo pronto. A proposito, non vi ha stupito con quale velocità la polmonite atipica è stata battezzata SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome? Proprio un bel nome, chissà a chi è venuto in mente, e la tabella di marcia per le nuove malattie è stabilita. Unico piccolo problema, i virus e i batteri necessari per la guerra biologica non crescono sugli alberi, ci vogliono scienziati, parecchi scienziati per poterli sviluppare. Un sacco di scienziati in giro per il mondo hanno quindi in modo diretto o indiretto lavorato sui virus e batteri uguali o simili a quelli che stanno per essere utilizzati nella guerra biologica e in preparazione. E quando le prime patologie appariranno, tali scienziati si ritroveranno a sapere cose che sarebbe meglio che non sapessero, perché potrebbero essere tentati di raccontarle in giro, magari per via del fatto che essi non condividono l'uso che delle loro ricerche viene fatto. Qui stanno le cose e qui concludiamo. Io, per concludere, vi ho fatto vedere alcune cose. Allora, alcuni libri molto importanti. Il primo, che i batteri che sono messi in giro nuovi per la guerra batteriologica nulla hanno a che vedere con i vaccini, perché questo è il bello. I vaccini sono un'altra cosa, sono vaccini nei confronti di malattie
infettive già scomparse. Quindi a che cosa servono? A nulla. Qualcuno potrebbe pensare, questi sono vaccini che ce l'hanno fatti apposta perché siccome ci sarà la guerra biologica, noi ci salviamo dalla guerra biologica. Invece non è vero, questi sono puri vaccini che servono solo per fare soldi. No, per vaccinarsi, debilitare il fisico. Oltretutto il fisico, o per vaccinarsi contro malattie scomparse. Per lo spirito e lo stile di cui vi ho letto prima, cioè quello del dottor Knox, la cui vita è quella che si è basata sul fatto che la gente deve essere terrorizzata. Chiaro? E adesso passiamo la voce a Orazio. Allora, chiudo qui e lo riapro perché durerà ancora un'altra decina di minuti, sennò la gente si rompe le scatole. Aspetta un attimo, chiudo.